Intanto l'idea è quella che, di far capire ai nostri concittadini che bisogna abbandonare l'idea dell'acqua nelle bottiglie di plastica e riprendere la vecchia tradizione dell'acqua dal rubinetto. Quindi acqua in brocca, questo vuol dire semplicemente utilizzare nei ristoranti, dovunque ci sia il luogo in cui si compra l'acqua, prenderla direttamente di prelievo dal rubinetto. Perché? Perché l'acqua è migliore, più pura, più controllata. Noi facciamo praticamente 1,5 milioni di parametri controllati con 35.000-40.000 campioni all'anno che preleviamo dalle nostre acque prima di darle ai nostri utenti. L'acqua è ovviamente, vengono tutte da altre regioni e sono di gran qualità, per cui è un peccato che si continui a buttare denaro per comprare acqua in bottiglia. Perché vi rendiate conto, in Puglia l'acqua si vende a 1,70 euro ogni 1.000 litri. Per fare il paragone, se anche la comprate soltanto a 20 centesimi, che è molto poco, di fatto sono 200 centesimi a ogni 200 euro ogni 1.000 litri. Quindi 200 euro ogni 1.000 litri contro 1,70 prendendo dal rubinetto. Non è intelligentissimo non fidarsi di quest'acqua, visto che il sistema la controlla molto bene e la distribuisce con grande qualità. Se piano piano noi diamo la nostra acqua sui tavoli, quindi nei ristoranti, nei luoghi in cui noi serviamo dell'acqua, insegniamo anche a loro che l'acqua è un prodotto naturale che dobbiamo preservare dovunque essi siano, quindi in fondo sul pianeta, e che da noi possono bere un'acqua di gran qualità e quindi sicuramente è piacevole bere da noi quest'acqua. Beh, la collaborazione con Acquedotto Pugliese per la Puglia e per la Puglia del turismo è assolutamente fondamentale, sia per questo nostro grande asset che abbiamo a disposizione, per la capacità di avere acque di balneazione eccellenti, e questo certifica la nostra possibilità di continuare a accogliere in qualità, ma soprattutto perché l'acqua, che per noi rappresenta davvero un bene pubblico, è una risorsa straordinaria che mettiamo a disposizione dei pugliesi, ma anche di tutti coloro che arrivano in vacanza in Puglia. Questa è un'idea che è venuta ad un giornalista, Emilio Casalini, che ha trovato in un bed and breakfast di Bari la scritta: quest'acqua è potabile e bevete diciamo sostenibilmente, quindi non utilizzando plastica per l'acqua. E me l'ha trasferita il presidente Emiliano con l'AQP, con Francesca Porti in casa. Faremo 3 progetti pilota in 3 grandi città della Puglia e poi abbiamo scritto a tutti gli operatori, perché l'acqua, oltre a essere la più pulita d'Italia grazie al mare, grazie all'acquedotto, in questo momento è un principio di sostenibilità. L'acqua buona come elemento identitario della Puglia. Acquedotto Pugliese, insieme alla Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese, è impegnata da sempre a promuovere e a portare nelle case di tutti i pugliesi l'acqua buona da bere. Non dimentichiamo che noi nasciamo a seguito di epidemie di colera, in un periodo in cui alla fine dell'Ottocento in Puglia si moriva di malaria e di colera, che erano malattie legate all'acqua cattiva. Con l'avvento di Acquedotto Pugliese l'acqua buona ha cominciato ad arrivare prima nelle piazze, poi nelle case di tutti i pugliesi. L'acqua buona sotto tutte le sue forme, anche l'acqua ben depurata, contribuisce a far sì che il nostro mare sia il mare più pulito d'Italia. Non lo diciamo noi, ma lo certificano organismi indipendenti. Nei nostri laboratori ogni giorno vengono processati centinaia di campioni di acqua potabile e di acqua depurata, oltre altre matrici, e oltre 1 milione il numero di parametri che viene analizzato ogni anno dai laboratori di Acquedotto Pugliese, che sono un'eccellenza nel panorama del centro-sud. Addirittura noi siamo in grado di ricercare e determinare i microinquinanti emergenti, parametri che ancora non sono entrati nella codifica delle norme attuali. Cerchiamo sempre di prevenire. Lo smart water management, oltre a contribuire alla riduzione delle perdite, contribuisce anche a una migliore conoscenza della qualità dell'acqua, perché ci sono sensori che analizzano i principali parametri di qualità dell'acqua potabile lungo il cammino in continuazione H24 365 giorni all'anno. Quindi vuol dire che ogni potenziale anomalia
immediatamente captata e arrivano i segnali nella control room che avete conosciuto, vi abbiamo presentato pochi giorni fa. Un'attenzione maniacale, e voglio ricordare che quando viene istituito Acquedotto Pugliese viene istituito con la dizione: Acquedotto Pugliese esercita la vigilanza igienica sulle sorgenti, intendendo che Acquedotto Pugliese dovesse controllare l'igiene, la salubrità dell'acqua. Non a caso ancora oggi il nostro sistema laboratori continua a chiamarsi vigilanza igienica, perché dà il senso di quanto noi siamo attenti a controllare igiene e salute, e quindi acqua buona non solo per i pugliesi ma anche per gli oltre 4 milioni di turisti che vengono ogni anno e che ci auguriamo sappiano apprezzare sempre di più questo elemento unico, che è così apprezzato, Acquedotto Pugliese e l'acqua buona, che vengono delegazioni, vengono studenti da tutte le aree del Mediterraneo a imparare nella nostra Water Academy International come gestire il sistema idrico integrato. Sempre più Puglia, Acquedotto Pugliese, punta del Mezzogiorno, orgoglio, permettetemi, nazionale, tanto che all'Expo di Dubai il governo italiano vuole portare Acquedotto Pugliese come buon esempio della gestione dell'acqua. Acqua buona per tutti, acqua buona per l'ambiente, acqua, elemento che unisce, elemento vitale.